Allora, eccovi. Dunque, volevo chiudere la giornata con una piccola informativa grazie a un documento che mi è stato oggi inoltrato, eh, che è un interpretativo di quello che pare sia stato dato come raccomandazione almeno ad alcune aziende direi nella nostra regione che non ha alcun senso per il riconoscimento del corso di formazione specifica in medicina generale e delle attività professionali connesse. So che l'orario non è il migliore perché siamo già alle 10, però eh, ho finito di leggerlo adesso perché ovviamente una giornata avevo altro da fare e quindi vorrei passare semplicemente a darvi un'idea di quello che mh, sta accadendo. Praticamente, questo documento, che eh, adesso vi scrollo qua sopra, è un inviato appunto: mi è stato inviato dalla segreteria, eh, cioè da, da una collega, mi è stato inviato da Samantha, relativo ai chiarimenti che il servizio di assistenza territoriale dà. E fondamentalmente parla del riconoscimento e di tutte le attività che possono fare i corsisti di medicina generale e che vengono riconosciute come attività formative, parificate al corso, e che quindi sono utili al raggiungimento degli obiettivi formativi. E ci sono delle cose che sono meravigliose, credo che su questo non potremo fare altro che interessare chiaramente i legali. Però, cosa succede? Che si dice? Alla fine di fronteggiare le emergenze si dice che Va bene, si possono dare le convenzioni anche a persone in crescenza che si possono trattenere in servizi dirigenti medici e sanitari eccetera 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 che ci sono gli assunzioni ehm, in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650 l'erogazione della borsa di studio sospesa dice che non, non lo applicano che non si capisce esattamente su quale base giuridica si permettano di non applicare una norma di legge ma comunque mh, io non so adesso l'ho letto velocemente potrebbe anche essere che mi sia perso qualche cosa però scritta così che questo inciso non si applica a me pare un pochettino cioè se, se è contenuto nell'articolo 4,2 della legge mi sembra che dire che non lo applichi sia un pochettino quanto meno tirato dopodiché dice i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina in generale i vi compresi i medici e segnatari dei incarichi temporanei che, cioè per forza cioè se non sei Corsista in medicina generale, non puoi avere l'incarico tra virgolette temporaneo, che ricordo è un incarico a tempo indeterminato vincolato al completamento del corso che viene conferito al corsista, che quindi è diverso dal provvisorio. Il nome è infelice. Ma come è infelice tutto il, come tutta la pletora di persone che hanno pensato questa roba qua. Vabbè, no comment, cioè i nomi e l'articolato normativo della CN. Bisogna che la prossima volta che succede una roba del genere la legge, non gli si lasci spazio di fare ulteriori danni perché proprio non ce la possono fare, scrivono una roba fatta bene. Comunque, detto questo. Cosa succede? Si dice: eh, potranno svolgere incarichi di convenzionamento e di sostituzioni, vi comprese sostituzioni comunicate ai sensi dell'articolo 37, quindi sostituzioni amici di famiglia eh, assegnati per far fronte all'emergenza limitatamente alla durata di quest'ultima. Ok, quindi vuol dire che anche chi ha l'incarico temporaneo potrebbe di fatto derogare ai limiti, eccetera. Eccetera. Non mi si sente? Per quale motivo non mi si sente? Po, 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 po. Allora, scusuna, scusate un attimo perché mi scrivono che non si sente, ma in realtà secondo me... No, va bene. Allora, mi stavano distraendo. Allora, quindi che cosa succede? Che a questo punto praticamente andiamo avanti con il nostro scorrimento, scrivono oh, l'ennesima cosa divertente. Cioè, scrivono che eh, praticamente qua segnati a far fronte all'emergenza limitatamente alla durata, l'attività espletata dai medici informazioni in a regime di libera professione per le aziende sanitarie legate all'emergenza Covid è riconosciuta come attività pratica, anche unitamente agli incarichi di cui è il primo capoverso. Quindi tutte le convenzioni, ok? Che vengono attribuite, guardia medica, assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale, penitenziaria, eccetera, eccetera, sono riconosciute come corso e anche gli eventuali incarichi libero professionali. E qui viene il bello. Fermo restando la priorità di impiego dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nelle attività territoriali, e grazie al cavolo, okay? perché prima si impegnava chiunque, poi col decreto semplificazione, insieme a Giulia Grillo, si sono messe a posto queste cose. Per tutta la durata dell'emergenza, tutte le ore lavorate. Ad eccezione di quelle relative agli incarichi temporanei eh, e qui non si capisce, si dice: Vedete, stando la priorità di impegno dei medici di vita di formazione specifica, medicina generale, per tutta la durata dell'emergenza, tutte le ore lavorate degli incarichi di quella precedente, comma, ivi comprese quelle previste dall'articolo 8, è eh, ad eccezione di quelle relative agli incarichi temporanei. Cioè, ma scusate, ma per quale cazzo di motivo? cioè È un l'incarico temporaneo, è una convenzione esattamente come le altre. Cioè, non ha alcun tipo di ragione d'essere e alcun tipo di logica questa applicazione. Per quale motivo dovresti escludere l'incarico temporaneo? Cioè, uno fa la guardia medica, tanto per intenderci. Se la fa con un incarico provvisorio, precario a 24 ore, gliela contano. Se la fa invece con un incarico temporaneo a 24 ore fa esattamente la stessa cosa, non gliela contano. Ma chi è la mente debilitata che ha pensato una roba del genere? Cioè, qual è la, 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 la logica? Di mettere una roba del genere. Cioè, Poi tra l'altro invece consideri anche quelle ospedaliere, tutte contatto. Cioè, ma non ha senso, è una roba che non ha senso. Io mi chiedo, ma e, e spero anche che i colleghi non diano seguito a questa puttanata, perché ovviamente cioè, va semplicemente non seguita. e Nel caso in cui qualcuno dica qualcosa. Va contestata anche in tribunale perché uno che dice che fai lo stesso lavoro. Cioè, L'importante per questa gente qua è che uno sia precario e ricattabile. Cioè, questa deve essere la logica di alcuni funzionari, cioè se, non vorrei dire di alcuni sindacati, ma va bene. Quindi gli incarichi acquisiti saranno considerati periodi di formazione a tempo pieno nel senso dell'articolo 26. Ok, dalla data di inizio dell'incarico e fino. Ehm, alla data di fine incarico purché lo stesso sia stato assegnato per almeno 24 ore settimanali, le ore di incarico siano state complessivamente svolte. Boh, cioè questa roba, anche questo, vabbè, insomma, i soliti cosi. Comunque, questo capoverso qui, questa roba qui. Adesso io vorrei capire da dove viene questo documento e esattamente chi è la mente che ha partorito questa puttanata, questa di queste due righe qui. Ecco, bisogna chiedergli un attimino conto, perché vedete, c'è sempre c'è sempre lo stesso c'è sempre lo stesso tentativo, cioè vedete il bersaglio in, di tutti questi tentativi sono queste due robe qui, decreto semplificazione e decreto calabria, cioè tentano continuamente di renderli inappetibili, poco simpatici, eccetera, eccetera. E, e quindi cioè, questo è un problema effettivamente molto serio perché ovviamente non se ne esce, cioè tutte le volte cerchi di rendere meno meno funzionale il servizio meno funzionale il sistema Chiara, cosa dici ancora? Pensano che sia solo l'assistenza primaria certo, sì, sì, c'è cioè ancora veramente servita. cosa pretendi a queste persone <ride> va bene, grazie Samantha anche per avermi girato questa cosa però sì, Samantha, la questione oggi c'era una chat no, in cui si scriveva non deve essere considerata questa cosa come una delle possibilità diciamo, per eh, disilludere o disincentivare le persone a prendere i posti di ruolo. In questo momento ci sono le zone carenti pubblicate, ci sono corsisti con borsa e senza borsa che possono prendere questi posti in maniera stabile senza avere tra l'altro neanche troppe incompatibilità e troppi problemi proprio in ragione dell'emergenza epidemiologica, vale la pena che tutti i medici corsisti prendano una zona carente la prendano per consolidare il loro posto di lavoro per consolidare il sistema sanitario nazionale e ovviamente per essere in una posizione anche più funzionale anche con i sindacati, anche con in questo caso lo Snam in cui io mi impegno prevalentemente per tirare delle bastonate a queste puttanate di documenti che escono eh, con, con queste robe insensate di cui ovviamente adesso... Il problema è che tutte le volte poi ti tocca perdere del tempo e scrivere delle letterine. E Enrico, ti faccio rivedere questo documento che mi è, mi è arrivato, adesso non so esattamente chi sia, segreteria, coordinamento tecnico, assistenza territoriale, non so se sia della regione nostra o di qualche altra regione, perché come al solito questi bellissimi documenti che arrivano, ok, sono assolutamente, eh, come dire, in... Come dire, non determinabili nella persona che li ha scritti, no? perché se no, uno quando scrive delle troiate del genere deve firmare, ci deve mettere nome e cognome. E invece no, come al solito no. E dopodiché, cosa succede? Che c'è una pletora di funzionari che pensa di applicarle in un modo o nell'altro e quindi si crede di aver fatto e alla fine entri continuamente nel contenzioso. Allora, bisogna che, come medici, ci mettiamo tutti eh, nell'ordine di idee di fare un culo grande come una casa a questa gente che continua a creare problemi insensati e inesistenti. Perché voglio dire se venissero sollevate delle obiezioni e delle problematiche coerenti e pertinenti, ma per carità di Dio se c'è un fondamento questo ha senso, ma quando scrivi della roba del genere per creare casino è una roba che non ha assolutamente senso, ok? A maggior ragione, o meglio, il senso ce l'ha, però lo devi leggere nella dietrologia, cioè io quando lo leggo, questa roba qui la leggo con un filtro, ovviamente, probabilmente un bias anche, no? Mio, per cui capisco anche che cosa c'è dietro a questa cosa. Però la gran parte della gente non la capisce e pensa, oddio, ma hanno detto così, allora è così. No, allora è così un par de balle, perché ci hanno raccontato la rava e la fava per 15 anni, ok? Dopodiché hanno raccontato anche che era legittimo far lavorare centinaia e migliaia di medici senza garantirgli la formazione. Ce l'hanno raccontato a tutti, addirittura c'erano sindacati che proteggevano questo sistema, no? E dicevano no beh ma cosa vuoi che sia è solo 26 anni che lavora da precario figurati no deve fare il test cioè avevamo anche questa gente qui per cui hanno raccontato la rava e la fava e adesso il sistema viene giù ma viene giù con calma ma viene giù non c'è altro non c'è altra possibilità su questo ciò si è detto io vi ringrazio dell'ascolto condividete magari queste riflessioni e Mettete un like a questo video, magari se vi è sembrato utile, condividetelo con i colleghi e poi ne riparleremo nei prossimi giorni. Cercherò di approfondire la provenienza di questa roba qui. Bye bye!